appena parcheggiato la macchina, qui c'è il rifugio, qui interessante questo osservatorio, ci sono qua delle frecce che indicano i paesi, qui è Bassano del Grappa, quindi da quella parte, se avessi gli occhi lunghi lunghi potrei vedere Bassano del Grappa, l'Amalgameba, il Monte Colombano, Padova, Padova praticamente è da quella parte, potente si potrebbe vedere, qua invece Venezia, Venezia si è scritta di là, voi la vedete? Però Treviso è di là, il Montello dovrebbe essere di là, quello forse si potrebbe vedere con un binocolo potente, altopiano del Carso se è qua da vedere, e tutti, la cima, da queste parti, Col dell'Orso, vabbè, con uno di quei telescopi potentissimi, una giornata ideale, qua si potrebbe vedere un bel pezzo d'Italia. Dunque, quello lì è il Sacrario, l'Ossario, sopra quella è la Via Sacra, che arriva fino alla postazione di Vedetta, e adesso, piano piano, si va a vedere. Prima però penso che mi fermerò a prendere un caffè. Dunque, appena saputo che l'ingresso solito è chiuso, forse fanno dei lavori, bisognerà tornare indietro e passare dalla parte opposta. Comunque, è un peccato che non abbia un obiettivo veramente potente. Ho visto con questo binocolo, è davvero laggiù c'è Venezia. Si può vedere il ponte della Libertà di Venezia, si vede chiaramente col binocolo. Comunque, sempre più in alto, com'è che diceva Mike Buongiorno? Sempre più in alto! Questi sono i cartelli all'inizio. Saliamo sopra prima l'osservatorio, poi la via eroica, poi l'ossario. E qui c'è un monumento a dei caduti forse. Adesso su per questa scala, su. E però un panorama stupendo. Se ci fosse tempo mi piacerebbe vedere tutto, ma sarà fatica. Sempre più su. Monte Grappa non ci sono solamente i soldati italiani, ci sono anche soldati austro-ungarici, come si vede anche dai cognomi, non erano tutti austriaci, venivano anche da altri paesi dell'impero appunto, quindi erano ungheresi, boemi, magiari, serbi, croati, e hanno trovato qui, lontanissimo da casa, la morte, e da qui, da più di 90 anni, sono anche qua. Sono ancora qua, in questo ossario che sembra non finire mai. E questo è solamente quello austro-ungarico, poi c'è anche quello italiano che è molto più grande. E qua c'è una piccola, come possiamo chiamarla, una cappella, no, una croce. Da qui si va su e l'ossario continua. Questo è un mosaico, fiori. A volte mi domando, chissà se in punti di questi ragazzi, i loro figli, i loro nipoti, i loro discendenti, non è mai qualcuno, siamo solamente noi turisti. Ecco, 90 anni fa questa era una linea di confine, laggiù c'erano gli austro-ungarici. Qua giù probabilmente era terra di nessuno e qui c'erano gli italiani. Notare quelle due piccole buche d'acqua, quei due piccoli laghetti, che secondo me quelli non sono naturali, quelli sono dei crateri provocati dalle bombe che poi dopo la pioggia ha riempito d'acqua. E ce ne sono parecchie, voi dai, ne ho visti parecchi, ce n'è uno laggiù. Insomma, qui 90 anni fa deve essere stato un'ecatombe, un Armageddon deve essere stato. Bombe, spari, morti,
proseguiamo lungo la via degli, la via eroica fino all'osservatorio. E andando a camminare bene si potrebbe ancora vedere le trincee, quello che è rimasto delle trincee. Un posto così calmo e tranquillo, e invece 90 anni fa era l'inferno in terra. Questi soldati, pace all'anima loro. Ecco, quello lì è il cimitero austro-ungarico, sopra la bandiera, e questa costruzione qui è l'osservatorio. Sopra ci sono due turisti, un cannone, quindi la via eroica, con tutti quei cippi, ognuno dei quali porta il nome di una grande, grande battaglia, di una grande guerra. E fin sopra la cappella votiva, dove è conservata la statua della Madonna del Grappa. Poi sotto a scaloni scende l'ossario italiano. Due ricordi della guerra, due cannoni, ruote di legno, e qua c'è un altro.